Sta arrivando il temporale. Sento i tuoni che si avvicinano. Per l'umanità si prospettano giorni bui, perché sta per giungere il giorno del giudizio e nessuno sa chi verrà risparmiato. Signore, io sono la tua spada e farò di tutto per compiere la tua volontà. Ormai sono giorni che inseguo quel ragazzo. Mi ci è voluto molto tempo per scoprire dove si trovasse. Perché non si è diretto verso il confine, come avevo pensato. Invece è andato a ovest. Forse nella miniera di Black River, per ripararsi dalla tempesta. Anch'io feci così tanti anni fa. Conosco perfettamente quelle gallerie. Se si trova lì, lo scoverò. Salve a tutti e ben ritrovati in un nuovo video di Call of Juarez. E allora, il nostro reverendo Ray ci ha detto che sono giorni che è alla ricerca di Billy. Però si desse una tregua, pare il giustiziere della notte. E poi perché ci troviamo qua adesso? Non stavamo all'uscita del tunnel. Comunque, estraiamo la nostra Bibbia. Prendiamo la pistoletta. E sono pronto. Dai, leggici un passo della Bibbia e che sia di buon auspicio per la missione. Verrai giudicato con lo stesso metro che hai usato per giudicare gli altri, ma con severità maggiore. Addirittura. Dove dobbiamo andare? Sempre dritto. Zitti, zitti. Ce n'era solo uno. Ma devo fare la stessa strada di Billy, no? Oh sì. Ma non penso che mi devo buttare. Uffa, con questo fatto che non c'è una mappa. Ah no, forse devo salire di qua, giusto? E Billy non poteva fare così nella scorsa puntata. Non riesco a vedere niente in questa galleria. Il treno potrebbe passare e noi non ce ne accorgeremmo neppure. Ah, ma questo è il momento prima che viene il treno. No. È già passato il treno. Non preoccuparti delle tue armi, non di me. Sono dei veri killer e sono armati fino ai denti. Siamo più numerosi di loro e anche meglio armati. E qui non puoi andare al freddo perché aspetta quel maledetto treno. Le persone che hai incontrato sono banditi che stanno preparando una rapina. Esplora la miniera e punisci tutti coloro che non sono la grazia del Signore. Ma che ne sappiamo noi?
proprio siamo dei giudici. Janus fa parte della banda dei grafici, è ricercato per aver collaborato alla creazione di più personaggi nel richiamo di Juarez e per corruzione. Un testimone oculare afferma che quando qualcosa non andava veniva avvistato fuori a fumare. Ma chi se ne frega? Qua mi sa che devo usare il fucile. Perché siamo in un luogo stretto e buio. Cucù. Oh. Ma che cacchio dici? Io sono un privilegiato, finirò in paradiso. Fatti vedere. Non sono venuto per portare la pace, ma l'ira di Dio sulla punta della mia spada. Ecco, diglielo. E il fumo del loro tormento non si è mai interrotto. Cambiamo. E salviamo. Perché devo spostare un vagone? Oh. Verrai giudicato con lo stesso metro hai usato per giudicare gli altri, ma con severità maggiore. Mi serve come protezione, ma siamo sicuri che mi protegge. Oh, che te sei buggato, stronzo? E il fumo del loro tormento non si è mai interrotto. E che era una ciminiera? Ah, mi sono messo nel vagone. Non c'è un po' di alcol? Ah, ecco. Che c'è? Shotgun a due canne. E dalla bocca della bestia uscirono frasi blasfeme. Si contenga, bestia, altrimenti la scomunica. Dura a morire. E mo? Ci sono due strade. Salgo su. Vado di qua. Ah no, qua è strada chiusa. E dai.
Prendi questo, maledetto bastardo! Oh merda! E il fumo del loro tormento non si è mai interrotto. Sì, ma cambia un po' passi della Bibbia. Sempre gli stessi. Ah, adesso li posso far fuori così. Ma stiamo scendendo. Come sono morto? Allora sono caduto. Ma mi sa tanto che sul vagone non ci devo salire. Ok. Di qua e non si può andare. Ricarichiamo pure il fucilozzo. È chiuso. Yuppi. Oh. Sono full con i proiettili delle pistole. Che cazzo fai? Ma ho della dinamite. E che me ne faccio? Ma sta crollando pure la miniera. Dovrebbero farmi del male queste cose. Che sono prevedibilissime. Oh, ma che è il terremoto? Che idiota. Ma che ti sei incollato sui binari? Ma questi esplodono forse. Oh cazzo, sto a 33 di vita. Dov'è l'alcol? Ho cambiato pistola. Mi serve una bella bottigliozza di whisky. Morite, bastardi. Una pala.
passano pure sui vagoni sti stronzi. E io salvo. A 6 di vita mi sono messo a salvare. Ma non c'è un po' di alcol? Dove sta? Dai che sto messo male. Non esplode, no? Vabbè, era ovvio che dovesse andare così. Ma è possibile che non hanno messo dei rifornimenti per l'energia da queste parti? Sto a uno di vita. Ecco che significa salvare così spesso. Bastardo. Ma come si faceva a fare la scarica di proiettili? E chi se lo ricorda? Speriamo bene. Ma che palle! Datemi dell'alcol, subito! Dai, non posso andare avanti così. Esci fuori, stronzo. Sì, sto beccando il palo. Oh, mi ha salvato in automatico. Perché? Dammi la... Ma dai... Adesso devo prendere subito l'alcol. Oh, meno male. Chi è che mi ha sparato? Chi è stato lo stronzo? Non è che me ne devo andare di qua, no? Ma devo salire fin lassù. E mo? Io ho paura che appare qualcun altro. E dai.
Proprio mo mi devo esplodere la pistola. Oh. Spara. Io non riesco a ricordarmi come facevo a fare il colpo. Insomma, con la mossa speciale, con la raffica di spari. Questo non aveva una pistola, no? Posso andare di qui o di qua? Io salirei prima qui. Ecco che là vedo dell'alcol, però non me lo fa prendere. E devo prendere la cassa, giusto? Ma che cacchio stai facendo, reverendo? Dai, falla salire questa cassa di merda. Oh. Però non la buttare adesso. Che c'è qui? Ma mi sa che è la stessa via. Eh sì. Vabbè. E tu da dove sbuchi, stronzo? È spawnato a cazzo proprio. Chi è che lancia la dinamite? Salta. Che c'è qui? Dovete morire tutti. Prendiamo la Bibbia di nuovo, va. E il fumo del loro tormento non si è mai interrotto. E il fuoco scese dal cielo e li divorò. T'ha divorato il fuoco, eh? Della mia pistola. Oh! Ma che state a fare? Non si gioca con i fuochi d'artificio. Verrai giudicato con lo stesso metro che hai usato per giudicare gli altri. Ma con severità maggiore. Affanculo.
il fuoco scese dal cielo e li divorò. Ma di qualcosa di diverso. Ma da dove è sbucato? Pure quest'altri, sempre, ma da dove è sbucato? Io mi riparo. Prendiamo la mira. E sbagliamo, ovviamente. E solo uno ce n'era. Possibile. Ma guarda quanto stiamo salendo su. Devo andare per forza di qua. No, dai. L'ho preso. Uffa. Ma che fa sta roccia allora? Che volemo fa? Sì, l'avevo preso. Sono venuto per portare la pace, ma l'ira di Dio sulla punta della mia spada. Diglielo. Prendiamo un po' il fucilozzo, tanto per cambiare. Ancora vivo sei. Qua che c'è? Oh. Bastardo. Dovrei trovare dell'alcol a questo punto. Sì, ma qua è un labirinto di tunnel. Forse devo andare di qua. Alcol trovato. Si è fermata la musica. Che succede?
È crollato tutto. Finalmente sono uscito dalla miniera. No. E adesso? Pure con l'acqua. Ah, adesso mi ricordo come facevo a sparare. Con la Z, la raffica di colpi. No, proviamo ad andare di qua. Credevo che gli uomini di Dio fossero uomini di pace, prete. Per essere un predicatore, non hai affatto l'aria di essere un portatore di pace. Ma chi è quello là? Tra l'altro mi ha tolto pure la pistola. Ma dovrei passare qui sopra. Perché mi ha salvato? Non dovevo morire. Sono morto per molto meno. È l'abito per il tuo funerale. No, è esplosa la pistola. Dovevo usarlo prima questo attacco speciale. Salviamo. Ma perché non morite? È lento come la merda sto fucile. Ehi, padre! Quando arrivi all'inferno, di al diavolo che ti ha mandato Ned! Ah, il famoso Ned! Sto a 24 di vita. Ho sbagliato lato. Ma chi è che mi spara? Ah, è questo. Vabbè, me ne sono accorto troppo tardi. No.
ricaricare la svelta. Dobbiamo stare pure attenti a non cadere. Pensavo che crollasse l'impalcatura. Ecco, e te pareva. Qua meglio usare la dinamite, o mi sbaglio? Ma da dove è sbucato? No, di qua non si va. Di qua forse. Un momento. Come raggiungi il treno? E come faccio? Scusa. A piedi. I uomini sono tutti morti. Il prete non può aver fatto tutto da solo, no. Non è possibile. E di spada ferisce, di spada perisce. Mi chiamano Ned la peste, perché porto la morte ovunque vado. E tu chi diavolo sei? Io sono la mano destra del Signore. Non mi importa niente di chi sei. Va all'inferno, brutta carogna. Obiettivo: Ned la peste ti ha sfidato a duello. E quando mai? Aspetta il fischio, estrai la pistola e sparagli. Puoi sparare solo dopo che Ned ha estratto la sua pistola. Ma perché? Attendi il segnale d'inizio, poi usa il mouse per estrarre la pistola. Vabbè, questo lo sappiamo. No. Estrai sta cazzo di pistola. Ce l'ho fatta al primo colpo. Altro che peste, sei una pippa. Il Signore ti ascolta. Apri il tuo cuore, figliuolo. Il treno verrà assaltato. Sul ponte, saltare in aria e guidare. C'è tempo da perdere. Insomma, in questo episodio ho giocato veramente la parte prima che arrivasse il treno. Però nei panni del reverendo re, ovviamente. Chissà a chi toccherà la prossima missione. Di nuovo a Billy o ancora a Ray? Voi comunque lasciate tanti bei mi piaciozzi, commenti e condividete. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi.
tante care cose e ci vediamo al prossimo video. Ciao!